Nulla etica sine estetica, dicevano i latini, non c'è etica senza estetica. Il presidente di Confindustria Bari Abbate, Sergio Fontana, esordisce così all'appuntamento di presentazione del progetto L'impresa che fa cultura. Più di 1.500 studenti del territorio di Bari e della sesta provincia pugliese partono alla scoperta di siti archeologici, archivi, biblioteche, musei meno conosciuti. Far conoscere la bellezza del nostro patrimonio artistico e archeologico incoraggia senz'altro a fare cose belle piuttosto che vivere guardando il degrado o le periferie malmesse. Fontana ne è certo e per questo ha lanciato l'iniziativa insieme all'Archivio di Stato, Provveditorato e Musei, 30 viaggi di istruzione completamente gratuiti per gli studenti di 30 scuole secondarie che hanno risposto a un avviso diramato a gennaio scorso dall'Ufficio Scolastico Territoriale con tanto di rubrica televisiva a cura della TV pubblica. Le nazioni, i paesi che hanno investito di più nella cultura sono quelli che hanno un PIL più elevato, quindi non è un'attività filantropica che facciamo, non solo filantropica, ma è un'attività che facciamo per i nostri ragazzi e puntiamo sul nostro capitale umano. Ci sono dei siti bellissimi che verranno messi a disposizione di tutti quanti, dei nostri ragazzi che potranno visitare, ce ne sono tantissimi nella mia Canosa, c'è il Museo dei Vescovi, c'è il Museo Archeologico Nazionale, ci sono dei siti veramente bellissimi che spessissimo non conosciamo neanche noi. Le scuole hanno potuto partecipare a questo Click Day, cioè abbiamo aperto un interpello e quindi aperto a tutte le scuole del nostro territorio, quindi Bari e Bat, e purtroppo naturalmente chi prima ha potuto si è collocato. Noi vogliamo portare avanti un progetto di conoscenza, di fruizione del grande patrimonio culturale della Puglia.